Inizia il nuovo anno accademico e lo IAD presenta i risultati delle principali tesi del Dipartimento di Transportation Design, realizzati in collaborazione con due prestigiose case automobilistiche. Innanzitutto, qual è il significato di questa iniziativa? Intanto l'iniziativa, che è un'esposizione vera e propria di progetti che sono delle migliori tesi di quest'anno di Transportation, chiarisce subito che cosa fa questa università, che cosa ha di diverso dalle altre, cioè oltre a livello didattico la collaborazione con le aziende. Lavorare con delle aziende così prestigiose, ma non solo, è fondamentale per i nostri studenti e per il livello che riescono a raggiungere facendosi conoscere al mondo che poi li aspetta per cercarli, per selezionarli. Qual è allora il rapporto tra lo IAD e queste aziende? Allora, le aziende che avete visto oggi, ma ce ne sono più di 100, sono aziende partner dello IAD, quindi essere partner di questa università non significa solo avere un logo sul sito, che è una cosa che succede spesso, ma invece collaborare nello sviluppo di progetti. Quindi le aziende diventano parte integrante dello sviluppo di progetti, dedicano il loro tempo, le loro risorse, le loro energie con i loro migliori professionisti fino al risultato finale, che è quello che per esempio vedete oggi su Transportation. Quanto è importante e cosa significa investire in questi progetti? È fondamentale investire in questi progetti per le aziende, perché se devono cercare migliori giovani professionisti e possono farlo da lì dentro, per loro è il momento migliore. E quindi lavorare con un'università come la nostra, scegliere di sviluppare progetti con noi, significa anche poter vedere dal di dentro e selezionare i migliori giovani designer, nuovi designer da inserire nei loro organici. I progetti selezionati sono stati 4 tra molti altri. Quali erano le loro caratteristiche che li differenziavano? Ma allora, non è tanto una questione di differenziazione quanto una questione di scelta dell'azienda, quindi di identità che l'azienda vuole dare attraverso la scelta dei progetti al proprio futuro. Per cui ci sono progetti, intanto tutti, che vanno verso l'elettrico e addirittura quelli di Nissan che vanno verso una guida autonoma, che fanno capire che il mercato sta cambiando o è già cambiato, e l'università come la nostra lavora proprio su quello. Che futuro avranno questi 4 progetti? Il problema dell'università non è che futuro avranno questi progetti, ma è perché sono stati scelti. Quindi l'università non si sostituisce al mondo delle aziende. Noi non lavoriamo per le aziende per farglieli produrre, ma per far avere dei nuovi concept, cosa che loro non possono avere loro di dentro, perché sono viziati da un mondo lavorativo di professionisti che sono più rigidi.